Obiettivo finale sarà quello di migliorare l'informazione e la comunicazione sul progetto per la cultura della legalità e della sicurezza, sviluppando strategie per rendere note le attività svolte e le iniziative satelliti. Tra queste, degna di nota Agenda Giovani, presentata dal Comune di Taurisano congiuntamente a quello di Casarano. Allo stato attuale il progetto, dopo aver avviato diversi forum con le associazioni e le organizzazioni presenti sul territorio, è passato alla fase esecutiva. La struttura tempostatica fungerà da polo di aggregazione in cui verranno realizzate attività artistiche, ludiche ed in cui verrà predisposto uno spazio Informa Giovani in grado di fornire una consulenza gratuita sul lavoro, studio, vita sociale e imprenditoriale. La legalità non cresce se non c'è un nuovo spirito civico, una nuova stagione dei doveri, oltre che dei diritti, naturalmente, e la consapevolezza che il bene collettivo, il bene comune ci appartiene. Se non cresce questa consapevolezza critica di sé e anche dell'azione che si svolge nella collettività, nella comunità, io penso che l'azione di contrasto sarà sempre parziale, sarà limitata. Però io vedo qui tante iniziative e il sostegno che la Puglia ha dato, dei finanziamenti consistenti per il patto di legalità, che lasciano ben sperare. Partendo da questi presupposti, il progetto Identità, Sicurezza e Legalità costituisce un trait d'union con il territorio in un continuum tra una prospettiva politica istituzionale e una prospettiva sociale che tiene conto delle necessità delle fasce più deboli e bisognose di aiuto della popolazione.